Buonasera. La partita di oggi dimostra che avete metabolizzato completamente la sconfitta di Vercelli. È stata una gara che voi avete condotto dall'inizio alla fine con grande autorevolezza. Io credo però che nel vedere Ceravolo e Ciciretti oggi, più che la contentezza di avere, per il fatto che hanno contribuito insieme agli altri a vivere questa vittoria, forse era rammarico per non averla avuto per tanto tempo. Sì, però è inutile adesso guardarsi indietro. Finalmente hanno recuperato, hanno una condizione da permettermi di schierarli sin dall'inizio, però credo anche che chi ha giocato fino in questo momento, e mi viene in mente sia Calaiò che Seligardi Insigne, hanno fatto comunque, ci hanno permesso di oggi lottare per qualcosa di importante che penso che all'inizio del campionato nessuno se lo poteva mai immaginare. Ceravolo non si è fatto male. No, era solo una situazione di crampi, ha avuto dei crampi. Solo crampi. Scaboni in mezzo al campo, la risposta secondo me è stata buona, soprattutto in fase di non possesso, ho visto recuperare un sacco di palloni. Avevi dei dubbi sul fatto di chi schierare in quella posizione o eri già convinto a inizio settimana scorsa di mettere lui? No, avevo dei dubbi su chi far partire, perché comunque in diversi giocatori non erano proprio in condizioni ottimali, hanno stretto i denti, hanno altra disponibilità, mi viene in mente Scavone, mi viene in mente Di Cesa, mi viene in mente Scozzarella, quindi sono ragazzi che stanno dimostrando un attaccamento, una voglia di ottenere un risultato fuori dal normale, no? Perché spesso e volentieri si giudicano i ragazzi superficiali, invece hanno dimostrato attaccamento. Il mio dubbio era se farlo ripartire dall'inizio o meno, nel momento in cui mi ha dato la disponibilità, considerando il fatto che comunque con entrambi i sistemi di gioco, con l'1-2, con 1-1, 4-2-3-1, comunque andavo a lavorare con un giocatore come Tremolato, quindi mi serviva un giocatore più intelligente e più tattico, e penso che Scavone rappresenti questo tipo di giocatore. L'ultima per me, il gol diciamo al 95esimo, quanto ti rovina i piani? Noi dobbiamo pensare al nostro percorso. Prima della partita di oggi bisognava considerare che il nostro percorso, come ho già detto in settimana, era formato da 4 partite, adesso ne sono rimaste 3, e dobbiamo pensare a ogni singola partita. Poi è inutile sprecare energie o fare altri discorsi che possono portare solo cose negative e che non che ci portano dei vantaggi. Quindi sono talmente tante le squadre che possono raggiungere quell'obiettivo che noi l'unica cosa che possiamo fare è pensare a noi stessi. Buonasera mister, oggi l'ennesima dimostrazione di una rosa ampia che ha permesso con una gestione perfetta di sopperire a tante assenze, l'ultima quella di Gagliolo con una prova di Anastasio per la prima volta nel primo minuto molto positiva. Sì, ma non credo che gli altri, avendo delle defezioni, hanno giocato in 8 e 9, ci sono delle rose composte da giocatori che ti permettono di affrontare il campionato di Serie B, un campionato molto lungo con 5 turni infrasettimanali, e nel momento in cui c'è stato la sospensione, il rinvio della partita con Palermo, magari anche sotto l'aspetto del lavoro settimanale qualche problemina ce l'ha fatto, no? Perché comunque poi non sempre, anzi quasi mai siamo riusciti a lavorare con continuità per fare la settimana di. Detto questo, sicuramente ho una rosa di qualità che lì dove magari non avessimo avuto un po' più di fortuna senza i diversi infortuni, credo che avremmo fatto un percorso diverso. Sento tante squadre lamentarsi magari per l'assenza di uno o due giocatori, noi invece quello che ci piace fare è non crearci alibi, lavorare, cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Poi lo sappiamo quello che ci è successo. Secondo posto da soli, questo discorso del traguardo, no? Che a 270 minuti è lì. Serve più da stimolo in questo momento o fa salire un pochino di più la pressione? Ma questa è l'unica cosa che non dobbiamo fare, che vi pregherei tutti quanti, no? di insistere su un singolo obiettivo. In questo momento non c'è bisogno. Qualsiasi tipo di discorso ti porta a sprecare energie e non ce ne abbiamo bisogno. Qualsiasi altro discorso genera ansia e noi dobbiamo affrontare ogni singola partita con la massima serenità. Determinati, con la voglia di portare a casa un risultato, ma con la massima serenità, se no può succedere che a volte magari si possono sbagliare dei gol perché tu non sei sereno, perché magari hai la pressione del dovere. Non ci deve essere il dovere, e allora molto probabilmente qualche obiettivo lo possiamo raggiungere, ma questo dipende da tutti.